Mercoledì 11 settembre, buongiorno da Liberato Ferrara, buongiorno dalla redazione di Per Sempre Napoli per la rassegna stampa. In questa tranche ci occupiamo del calcio nazionale e internazionale. Prima pagina, come al solito, si parte dalla Gazzetta dello Sport, Inter a 3 stelle. Le 3 stelle sono Conte, che è l'allenatore più pagato della Serie A, Lukaku, che è il bomber leader, e poi Zhang, che è entrato nel governo dell'ECA. Di spalla non ce ne facciamo mancare mai una notizia su CR7, che ieri con il poker alla Lituania è diventato il re dei bomber nelle qualificazioni europee. In basso Montella, la Fiorentina, bene Viola, bello e coraggiosa per battere la Juve. E allora si gioca sabato alle ore 18 gioca il Napoli. Andiamo ancora avanti, Inter al massimo, la leadership, fiducia e gol, ecco Lukaku, la dinamita azzurra, il bomber, e poi ci sono Conte, che è il più pagato. Conte in vetta con 11 gol, supera Mourinho, podio per Sarri ed Ancelotti. Andiamo ancora avanti, sempre a proposito dell'Inter, ECA, che è l'assemblea dei club europei, entra Zhang, interista nel board, Agnelli confermato presidente. Nel board dell'ECA Zhang ha preso il posto di De Laurentiis, che è finito in una commissione della UEFA. Andiamo ancora avanti, Montella, la Juve è fortissima, ma io devo svoltare, voglio una Fiorentina bella e coraggiosa. Il Milan apre le ali, Suso e Rebic frecce del diavolo, e Leao bussa da Giampaolo. Il Giampaolo ha rinunciato all'idea del trequartista, l'aveva detto che avrebbe cambiato gioco. Andiamo ancora avanti, Mkhitaryan va di fretta, Roma qui per vincere. Avanti con Walter, Cairo brinda Mazzarri, lui è un fenomeno, è l'ora di rinnovare il contratto. Un altro che vuole vincere è Llorente, ieri presentato a Castelvolturno dal Napoli. Il Napoli è una squadra incredibile, l'attaccante spagnolo ha aspettato fino all'ultimo il richiamo di un club così grande, era troppo potente. Poi di spalle un'intervista a De Laurentiis, che prima punture ad Ancelotti, De Laurentiis ha rimproverato Ancelotti di aver fatto giocare Koulibaly, che non era al massimo della condizione contro la Juventus, fermo restando, l'ha detto lo stesso De Laurentiis, che poi è difficile tenere fuori un giocatore forte come Koulibaly. Beh, magari se si avesse una panchina adeguata, anche Koulibaly potrebbe di tanto in tanto rifiatare, soprattutto quando non è in condizione. Una notizia sull'Under 21, ieri partita facile, però è partita bene, 5-0 contro il Lussemburgo. C'è grande fiducia per il nuovo allenatore Nicolato, che a differenza degli ultimi allenatori dell'Under 21 viene dal vivaio, diciamo così, di Coverciano. È stato l'allenatore che ha fatto benissimo con l'Under 20 al Mondiale, quindi sostanzialmente ha portato nell'Under 21 la squadra che l'anno scorso ha fatto benissimo, l'anno scorso, pochi mesi fa. In più con Ken e Zaniolo, che sono della Nazionale A, ma stanno in punizione all'Under 21. Cambiamo giornale, Tutto Sport, è un toro scatenato, ecco il vero De Ligt, e la Juve di De Ligt carica Bernardeschi, il primo Federico. Andiamo ancora avanti, ECA, ancora Agnelli, via la rivoluzione equilibrata di coppe. Zhang, invece presidente dell'Inter nell'ECA, punta sempre più in alto. QS Quotidiano Sportivo, Juve 6 da Champions, e l'analisi che fa il quotidiano di Torino. Poi la scalata di Zhang varca i confini di Agnelli, Inter al top. Ancora avanti questa è Repubblica, i nuovi volti della Serie A, 2 su 3 parlano straniero, e si dice come sia diminuito di molto la percentuale di italiani nelle rose delle squadre di Serie A, si è scesi dal 46 dell'anno scorso al 41% attuale. E con questo abbiamo concluso la rassegna stampa, l'appuntamento è per domani.